sulla situazione. Nel primo incontro abbiamo cercato di capire, di ricordare che cosa Gesù ha fatto nel Cenacolo. E lì era, dicevo, un Big Bang, una cosa assolutamente nuova, non per il materiale, ma per il modo con cui è organizzato tematiche presenti nel mondo ebraico e in tutto il mondo pagano. Aspetto che sia scoperto solo ora, quando si sono studiate le forme culturali del mondo pagano, che noi non abbiamo studiato. Nella seconda sera noi abbiamo visto come i primi cristiani hanno cercato di realizzare questo comando di Gesù, questo fate questo in memoria di me, oppure ogni volta che farete questo lo farete in memoria di me. Cosa vi ha detto non sappiamo, il senso è identico, le parole mutano. E quindi abbiamo colto le testimonianze che o in ambiente pagano, Plinio, o in ambiente cristiano, Sant'Ustino, oppure nei primi padri ci parlano della celebrazione eucaristica, chiamata con vari nomi. Io ho sottolineato solo i nomi usati, ho accennato ai nomi usati in Occidente, Eucaristia, Messa, avrei dovuto anche accennare ai nomi usati in Oriente, Divina Liturgia, Santo Sacrificio, no? E il passo successivo è stato, nel secondo incontro, di arrivare a Sant'Ambrogio, perché in Sant'Ambrogio si trova per la prima volta non il testo del canone, ma la documentazione del testo del canone, che certamente c'era prima, se è arrivato a Milano. Terzo incontro, noi abbiamo parlato in modo molto sintetico di mille anni del Medioevo, notando una costante, una fondamentale, no, una totale fedeltà al canone, senza variazioni lessicali, nulla, e una estrema e disinvolta libertà in tutto il resto, nella liturgia occidentale, fino al pratico sovrapporsi della liturgia della Chiesa di Roma su tutto l'Occidente. Mentre la Chiesa di Roma ha offerto all'Occidente il canone e questo è stato subito recepito, il resto delle cerimonie è notevolmente mutato, finché si stabilisce poi quello della Chiesa di Roma. Ma questa consonanza liturgica che l'Occidente acquista nel basso Medioevo, pur con delle notevoli variazioni locali, ma il quadro generale tende ad essere unitario, scoppia con la rivoluzione protestante. In base a giudizi di tipo teologico, non liturgico, di tipo teologico, i singoli riformatori sono intervenuti sul canone e lo hanno modificato. Quindi questo processo dilaga e supera una barriera che per tutto il Medioevo non era mai stata toccata, la sacralità del canone e la libertà del resto. Anche nel mondo cattolico ci sono dei fermenti non documentabili in modo massiccio come nel mondo protestante. Per bloccare questo fenomeno ci sono due risposte, quella del Concilio di Trento, il quale non interviene in materia liturgica, ma interviene sui principi della fede, no? Ribadendo la presenza reale, la natura sacrificale della messa, pur con delle sfumature che nell'epoca post-tridentina vennero dimenticate e questo non giovò né alla perfetta comprensione del fenomeno dell'Eucaristia né ai rapporti con i protestanti. Il Concilio di Trento affidò tutto alla Chiesa di Roma, al Papa. Pio V bloccò tutto, bloccò il canone e bloccò anche le altre forme che c'erano, assumendo come base quel missale Romane Curie che si era formato nel secolo XII, prendendo da una parte e dall'altra. Quindi questa forma divenne la forma fissa.
Da questo punto in avanti, da Pio V, dal 1570, si potrebbe pensare che non c'è più una storia liturgica, perché Pio V ha bloccato tutto, canone, liturgia della parola, rito, ha anche formulato, non Pio V, ma il suo successore, Sisto V, ha anche formulato un'ipotesi che potessero sorgere dei dubbi interpretativi, ma notate, non mutazione della norma, ma dubbi interpretativi della norma. Per questo ha istituito la Congregazione dei Riti, che venne soppressa nel 1967 da Paolo VI, la quale doveva rispondere a dubbi presentati dai vescovi o dai superiori maggiori degli ordini religiosi. C'erano circa 5.000 dubbi presentati, a cui la Congregazione ha risposto, ma tutti su questioncelle, tutto sommato, irrilevanti, formali, periferiche. Sicché si potrebbe ipotizzare che la storia liturgica fosse bloccata. Invece, bloccata non fu. Vi spiego come. Passato il momento iniziale, diciamo il 1500, il secolo XVI, passato questo motivo, questo momento, nel secolo XVI, XVII, cioè quello che noi chiamiamo un po' impropriamente il 600, si svilupparono molti studi di storia della teologia. Nessun interesse liturgico, ma l'interesse di conoscere, questi studiosi volevano conoscere in che modo la Chiesa primitiva vivesse il cristianesimo in tutti i suoi aspetti, uno dei quali evidentemente è anche quello della preghiera collettiva. Quindi sono degli eruditi e degli storici della teologia che fra il resto studiano anche il monumenta liturgica, no? I documenti liturgici di questo tipo. Senza intenzioni di intervenire sul rito, perché le loro preoccupazioni sono altre. Non so se l'avevo accennato. Quando vennero riscoperte le catechesi mistagogiche di San Cirillo d'Alessandria, di Gerusalemme, di cui avevo dato un piccolo saggio di lettura, ma quella fu una bomba, perché i cattolici dissero, insomma, volete vedere cosa credeva la Chiesa primitiva? Vedete qui, leggete, credeva come crediamo noi, non come dite voi. Più chiaro di così. Quindi lo studio era finalizzato alla conoscenza della teologia e al dibattito apologetico. Ma mentre si studiavano questi argomenti, usciva anche impellente la necessità di chiarire il modo con cui la Chiesa antica celebrava. E questo modo era diverso diverso nella ritualità da quello che la Chiesa Cattolica faceva. Quindi sono questi studi liturgici, questi studi che da eruditi divengono teologici, da teologici diventano apologetici e da apologetici diventano liturgici. Per cui molti dicono, ma le forme che la Chiesa antica aveva sono migliori delle nostre. La cosa è molto gratuita. Voi sapete che vi fu la querelle des anciennes et des modernes, no? Non so se l'avete presente, perché fino a un certo punto si disse tutto ciò che facevano gli antichi era migliore. Poi, all'inizio del Settecento, c'è questa querelle, si dice no, tutto ciò che fanno i moderni è migliore di quello che fanno gli antichi. Una volta c'era il mito dell'antichità, poi ci fu il mito della modernità. Sono astrazioni ideologiche. Sono migliori le cose che sono migliori, non le antiche o le moderne. Comunque, in ambito liturgico uscì l'idea che le cose antiche erano migliori che le moderne. La Santa Sede imperava dicendo che non si può mutare nulla, ma il mondo va come vuole. I vescovi francesi
pre-rivoluzione, prima della rivoluzione francese, la Chiesa gallicana, la figlia primogenita della Chiesa, ha fatto sì che all'interno delle diocesi francesi si instaurassero dei riti ispirati alla Chiesa antica, o meglio, pensando di ispirarsi alla Chiesa antica. Ci fu un notevole disordine liturgico all'interno della Francia. Fuori dalla Francia non accadde nulla, però gli intellettuali dicevano, gli intellettuali del clero dicevano, anche da noi qui si dovrebbe fare, si dovrebbero portare questi cambiamenti, queste riforme. La cosa divenne palese, questo programma venne attuato durante la rivoluzione. Voi sapete che la rivoluzione francese non perseguitò la Chiesa direttamente, ma la divise tra il clero che aveva giurato la fedeltà alla Costituzione civile del clero e quello che non l'aveva giurata. Quindi c'erano i due cleri, il clero giurato, ansermentato, e le refrattaire, quelli che non avevano giurato. Il clero che aveva giurato, appoggiato dalle autorità, si fece una sua liturgia in francese, tradusse la liturgia in francese cambiandola non a capriccio, ma in base a quei modelli che ritenevano fossero migliori ed sperimentati nella Chiesa antica. Quindi ci fu questa parentesi. Perché dico parentesi? Perché quando si fece il Napoleone, fece il concordato con Pio VII, uno dei punti che Pio VII mise in chiaro per firmare era che si ritornasse all'unità liturgica. E quindi l'attuazione del concordato da parte dell'autorità napoleonica soffocò queste esperienze che invece nell'ancien regime erano cresciute. Sicché con la firma del concordato 1807 l'esperimento fu chiuso. Chiuso di autorità, ma non di convinzione. È chiarissimo, con Napoleone non si scherzava, nessuno poteva scherzare, manco il Papa, no? Quando ha protestato l'ha fatto chiudere a Savona, poi ha fatto chiudere a Fontainebleau. Quindi pensate se un povero prete poteva protestare per queste cose. Quindi c'è una situazione in cui in Europa regna l'ordine liturgico classico tradizionale, in Francia lo si era in parte mutato, con il concordato si ritorna ufficialmente alla stessa posizione, però i francesi, che insomma pensano di essere i migliori, hanno continuato a idealizzare questo programma di riforma della liturgia. C'è però un fenomeno di opinione pubblica che va di pari passo con il momento della restaurazione. Quando Napoleone poi cadde ci fu la restaurazione. All'interno del mondo cattolico si sviluppò un movimento liturgico che tendeva a celebrare le grandezze della liturgia romana così com'è, senza le incrostazioni ideologiche, utopiche che i riformatori cattolici avevano fatto. Qui c'è una figura di un grande abate, Don Prospero Guéranger, che fu il fondatore dell'abbazia di Solesmo. In questa abbazia venne ripreso tutto il culto cattolico tradizionale nel suo splendore, il culto del canto gregoriano. E poi soprattutto un movimento di opinione pubblica diffuso ovunque, l'Année liturgique, fondata dall'abbazia di Solesmes, diffusa in tutta Francia e anche in altre nazioni d'Europa, che rivendicava la superiorità della liturgia cattolica così com'è. Questa linea ha toccato parte del clero, non ha toccato pubblica, ha toccato parte del clero, ma ha fatto sì
che praticamente per tutto l'Ottocento il movimento liturgico non ha costituito un pungolo rispetto all'autorità e si è proceduto a magnificare ciò che esisteva senza ipotizzare qualcosa che non si vedeva. Una svolta venne data dal Papa San Pio X. Notate, San Pio X non era né uno storico né un teologo, non era un intellettuale, era un uomo di azione, era stato parroco. E San Pio X, da parroco, poi da vescovo, venuto su dalla Gavetta, si era fatto l'idea che la liturgia così com'è, come era, non funzionava, doveva essere vivificata con una partecipazione attiva dei fedeli. Questa frase poi è diventata nella nostra epoca uno slogan, una scimitarra, però un Pio X non era una scimitarra, era un programma. Partecipazione attiva dei fedeli che doveva realizzarsi rendendo popolare tutti quei discorsi che la Neliturgica aveva fatto, discorsi che andavano bene per i monaci, per gli uomini colti, per chi aveva una formazione spirituale, per il popolo non andava. E quindi Pio X propose delle cose concrete, un catechismo unico per tutta la Chiesa, è il famoso Pio X. Consentitemi una parentesi mentre ci sono. Il catechismo di Pio X non è di Pio X, è nato a 200 metri di qui, c'è la chiesa di San Dalmazzo dove ci sono i padri Bernabiti. Un padre Bernabita, che era professore di teologia all'Università di Torino, Michele Casati, ha scritto un catechismo, c'erano tanti catechismi, ha scritto anche lui un catechismo. È diventato vescovo di Mondovì e lo ha adottato, perché ogni vescovo adottava un piccolo catechismo nell'ambito del grande catechismo romano. Ha adottato questo catechismo del Casati a Mondovì 1680. Allora, per la Chiesa di Mondovì. 1786 il vescovo di Torino, Cardinale Costa, ha adottato per la diocesi di Torino il Casati, facendo qualche piccola correzione lessicale, che è diventato il Casale Costa. 1890, non so l'anno esatto, attorno al 1890, i vescovi dell'Italia settentrionale, Piemonte, Lombardia e Veneto, adottano come loro catechismo il catechismo Casati Costa. Casati era andato lì a 200 metri nel 1600. Quando Pio X da Venezia diventa vescovo di Roma e papa, propone a tutto il mondo un catechismo, è quello che c'era, e viene chiamato di Pio X, in realtà era Casati, no? È di Pio X in quanto l'ha fatto suo, e poi l'ho chiusa la parentesi. Allora, i vescovi avevano la competenza sul catechismo e sulla liturgia. Pio X, con l'esperienza del parroco, dice: troppi catechismi creano disordine. Cioè, nelle zone di confine, tra una diocesi e l'altra, i ragazzi avevano un catechismo diverso, la fede era la stessa. Ne ha proposto uno per tutta la Chiesa e ha proposto quello. Così ha proposto per tutta la Chiesa che vi fosse questa educazione liturgica, un'istruzione. E ha dato delle piste che durante la messa la gente canti, e ha proposto tra i canti gregoriani la Missa De Angelis, non perché sia la migliore, perché è la più orecchiabile, per motivo, però ha detto poi si devono togliere tutte le musiche operistiche, perché portavano anche musiche operistiche in chiesa cambiando le parole, le trombe, i tamburi, cose del genere. Quindi la chiesa diventava un teatro, la chiesa deve essere seria, deve pregare, deve aiutare a pregare. La musica che aiuta è il gregoriano.
Se poi si possono fare altre messe gregoriane oltre la De Angelis, benissimo. Se però le altre sono troppo difficili e canta solo il coro, è meglio che ci sia solo la De Angelis e non tutto il repertorio gregoriano. Il repertorio gregoriano è immenso. L'usuale sa 18 messe, ma nei manoscritti gregoriani ce ne sono centinaia che erano state elaborate. Ha incoraggiato l'edizione dell'Usualis, no? Di quel libro che dovrebbe servire, per il libro che si usa, proprio un manuale. Ha incoraggiato le edizioni di Messalini in duplice traduzione, con il latino, duplice testo, con il latino da una parte, la traduzione a fronte, pur rendendosi conto che questa forma non poteva diventare popolare per tutti, no? Non è pensabile che tutti vadano a messa con Messalini. Però questa fu una proposta che in alcuni posti venne seguita, in altri no. Ed è interessante notare un fatto, che i paesi nei quali l'educazione liturgica proposta da Pio X venne maggiormente attuata, la riforma venne avvertita come qualcosa di inutile o addirittura di estraneo, che impoverisce. Mentre nei paesi in cui questa educazione non c'era stata, e se andava bene la gente diceva il rosario in chiesa, le donne dicevano il rosario in chiesa e gli uomini stavano fuori a chiacchierare, la riforma liturgica venne avvertita come un passo in avanti, in quanto consentiva almeno di comprendere qualcosa.